Ciao a tutti, anche questa volta ho aspettato pazientemente di ascoltare l'ultimo singolo dei Metallica che si chiama Atlas Rise. Che cacchio è? Atlas, cos'è un dio greco? Non lo so. Comunque, ho aspettato pazientemente perché è uscito ieri o l'altro ieri, però primo ascolto e devo fare il primo ascolto. Provo a farlo con la TV, tanto l'audio della mia TV è decente, per quanto possa essere decente una TV. Piatta, però vabbè, preferisco lo schermo grande così, cioè, non so se verrà bene perché devo guardarla a 10 cm di distanza, ma per fare il video perché non ho potuto scaricarlo. Comunque, bando alle ciance, Atlas Rise, spero non ci sia pubblicità. Ecco, però posso saltarlo fra 5 secondi. Eccolo, mi vedo? No, sì. Oh, ah, video dello studio, ma questo è Sant'Enger, sembra il video del bonus preso da Sant'Enger. Ah, posso guardare anche i riflessi. Ah, quindi è live. Belli i video dello studio, mi piacciono. Non ho capito se è live o meno. No, no, non è il televisore. Me lo rende live. In questo disco sembra che James canti veramente, veramente bene. Ma lo guardo lì. Atlas. Mi piace. Un po' strano appena comincia il ritornello, però alla fine ha senso con questo Atlas. Solito di Kirk Hammett. Buono il primo. Kirk, vuole aggiungere qualcosa? Va bene, lo capiamo, incontriamo da quella prima o la... Ragioniere. Sembra un po' vuoto questo ritornello, però. Non lo so. Mi piace, però. Anche qui ci vogliono meglio, ma sono prendendo questo. Un po' giusto roll, un po' meglio. Ma sembra manchi qualcosa, non lo so, come a livello di suono. Sembra un po' scarno. Lo sto ascoltando dal televisore, quindi magari mi perdo alcune frequenze. Che più con la Gibson? Ma questo non c'è mai visto. Cosa mi ricorda questo? Oh.
Quanto è vecchio questo disco? Buona, la sezione solistica mi piace. Mi piacciono un sacco i video dallo studio, ora me lo vado a guardare meglio perché mi piace la vita da studio. Mi sembra che sia in linea con gli ultimi pezzi ascoltati e credo che a questo punto l'album sarà su questa linea, cosa che potrebbe andarmi benissimo se il livello delle canzoni rimane questo, perché mi sembra che le canzoni vadano dritto al punto e che seppur un po' allungate, ma ci sta perché sono Metallica. Questa è un'altra cosa? Grande James. Stavo dicendo qualcosa, per quanto un po' allungate le strutture, ma ci sta perché sono in Metallica, va bene così. Mi sembra che si siano persi un po' quei momenti un po' troppo vuoti degli album precedenti, che avevano delle belle idee come queste, però un po' troppo diluite, veramente con parti in mezzo che scassavano oppure troppe ripetizioni. Qui mi sembra che sia un giusto compromesso tra allungare un po' ma non stancare. Bravi, bravi, questi. No, Moth into Flame, no, non lo voglio riascoltare di nuovo. Parere positivo, in linea con le altre due canzoni che ho ascoltato, con gli altri due singoli precedenti, quindi pareri per ora positivissimi per questi nuovi Metallica. Potrebbe essere il miglior album da molti anni a questa parte, ma giusto perché non ne fanno appunto molti. Le premesse sono buone, spero sia piaciuto pure a voi. Niente, questo è il primo ascolto di Atlas Rise Metallica. Ciao, alla prossima!